3B nasce da un'idea mia, io sono Nicola Calandri, CEO di 3B, e di Riccardo Balzaretti, che ha un dottorato in biologia. In realtà prima di 3B noi facevamo un lavoro totalmente diverso. Io lavoravo a Boston, facevo un dottorato all'MIT, sviluppavo tecnologie quantistiche per la NASA. Invece Riccardo lavorava a UCD, stava finendo il dottorato in biologia. A un certo punto però ci siamo fermati perché non sapevamo se quella era veramente la nostra strada. Ci siamo trovati a un tavolo a discutere che cosa potessimo fare e è venuto fuori che utilizzando l'abilità e le conoscenze di Nicolò in elettronica, unito ovviamente a un po' di esperienza in apicoltura, infatti erano un paio d'anni che facevo l'apicoltore, abbiamo deciso di provare a cambiare qualcosa. Abbiamo capito che volevamo fare qualcosa di diverso, ovvero salvare le api. La prima persona, in realtà il primo ente che veramente ha creduto in noi è stato proprio Comunext, che ci ha seguito fin dall'inizio e adesso siamo quel che siamo grazie a loro. Il progetto che ci ha permesso di vincere questo prestigioso bando europeo consiste in un dispositivo che monitora da remoto gli alveari. In concreto lo installiamo in un qualsiasi alveare in giro per il mondo e andiamo a analizzare suoni, odori, temperatura degli alveari. E questi dati vengono messi in cloud, dove gli apicoltori, i nostri clienti, gli eroi delle api, possono capire realmente come stanno i loro alveari ed intervenire solo quando è necessario, riducendo trattamenti, aumentando la produzione, migliorando la vita delle api. In accoppiata a questo dispositivo noi diamo la possibilità all'apicoltore stesso di accedere ad un network immenso di persone in Italia alle quali piace il miele, piace la sostenibilità, piace la tecnologia, che hanno la possibilità di adottare il miele dell'apicoltore che è al nostro dispositivo e vederne i dati sulla produzione istantanea e annuale. Il nostro punto forte, quello su cui abbiamo spinto molto, è stato il capitale umano. 3B ha investito sin da subito, oltre a me e a Riccardo, nelle persone che stanno all'interno dell'azienda. L'investire nel capitale umano non è una risposta così scontata, ma è quella che nel tempo dà maggiori risultati. Far crescere una persona che magari è già skillata in un campo e portarla ad un livello superiore permette proprio di stabilire un legame con l'azienda che permette sia l'una che l'altra figura di dare il massimo. È per questo che adesso abbiamo 10 fantastiche figure che lavorano con noi tutti i giorni e che sposano la nostra stessa filosofia. Quello che ha fatto la differenza davanti alla commissione è stato quello, far vedere che avevamo ben chiara l'idea e che le persone che lavoravano con noi sposavano questa stessa filosofia. Confindustria Lombardia, tramite Enterprise Europe Network, è stata fondamentale. Senza di loro forse non saremmo qui, non saremmo riusciti a ottenere questo finanziamento, perché le selezioni sono molto serrate, passa generalmente l'1% delle aziende che applicano a questo finanziamento, anche molto spesso neanche startup. E Confindustria Lombardia ci ha aiutato nella presentazione della domanda, del pitch, durante 6 lunghi mesi in cui ci ha sempre affiancato.